Certamente non mi aspettavo così tanto clamore mediatico, tutto montato su una grossa falsità, cioè quella secondo la quale l'intenzione dell'emendamento da me presentato insieme ad altri senatori significava volere la vendita delle spiagge. Nessuno assolutamente voleva la vendita delle spiagge, bensì volevamo mettere ordine su una questione che si trascina dal 2006 e che ha gettato 30.000 imprese balneari nell'assoluta incertezza normativa, che significa totale blocco degli investimenti, delle assunzioni e significa anche davvero bloccare un settore che ha sempre prodotto e lavorato bene. Io ritengo che sia un'operazione giusta, che da tempo meritava una soluzione, soluzione peraltro che non mi sono inventata io, ma che è stata proposta dal governo, dal sottosegretario Baretta e dal direttore dell'Agenzia del Demanio e che prevedeva esclusivamente la vendita di aree sulle quali insistono manufatti, aree, case di abitazione, ristoranti o bar, aree ormai sottratte da tempo al demanio marittimo. Da questa vendita sarebbero potute entrare notevoli risorse anche per il nostro paese. Si ragiona dai 5 ai 10 miliardi, ma non era questa la ragione principale. La ragione principale era quella di mettere ordine in un settore dove assolutamente ce n'è bisogno, dal pagare i giusti canoni, da dare quella certezza normativa che consente a 30.000 imprese italiane di lavorare. Le spiagge restavano, come previsto dalla direttiva Bolkestein, a evidenza pubblica. Alla scadenza sarebbero andate regolarmente ad evidenza pubblica secondo progetti presentati. Naturalmente sarebbe poi stato valutato il progetto migliore, quello che avrebbe assicurato maggiore servizi, maggiore sicurezza in mare e tutta una serie di paletti importanti per una giusta gestione delle spiagge. Ma assolutamente, lo ribadisco e ci tengo, nessuna vendita delle spiagge.